Si conclude questa sera il ciclo di meditazioni quaresimali del Cardinale Giuseppe Betori sulle lettere di San Paolo. Stasera abbiamo un passo, il passo pasquale per eccellenza, dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi, che sarà letta da Andrea Paiar, come anche le altre sere, e ascolteremo musica antica, parecchio antica, torniamo indietro, diciamo, nei secoli rispetto alle serate precedenti, perché esordiamo con una famosissima sequenza in canto piano o canto gregoriano, che dir si voglia, la sequenza appunto della messa di Pasqua, Victime Pascali Laudes, e poi alla fine della meditazione di Sua Eminenza ascolteremo invece un mottetto pasquale, un alleluia, l'alleluia Pasca Nostrum, anch'esso proprio per la domenica di Pasqua, che recentemente è stato attribuito a Francesco Corteccia. Il brano si conserva in esemplare unico in un manoscritto dell'archivio dell'opera di Santa Maria del Fiore. Sapete che la rassegna O Floscolende è proprio nata con questo intento di valorizzare la grande tradizione musicale e spirituale della cattedrale attraverso i secoli. Ecco, stasera ascolteremo quindi questo brano, è un brano severo dove alle voci si aggiunge il trombone, perché così si faceva, e sentirete il trombone proprio serve a mettere in evidenza il canto gregoriano, cioè l'alleluia gregoriano, perché la polifonia di Francesco Corteccia, e non solo quella di Francesco Corteccia, si basa proprio, si innerva sul canto gregoriano. Quindi questo brano prevede l'alternanza tra polifonia e anche canto gregoriano, e allo stesso tempo nei brani, nelle sezioni polifoniche, anche lì è presente il canto gregoriano, appunto nella voce del basso e nella voce, nel suono caldo e pastoso del trombone, che serve appunto a ulteriormente evidenziarlo. Gli esecutori di questa sera abbiamo due gruppi. Per i canti gregoriani abbiamo i Viri Galilei, diretti da Enzo Ventroni, una realtà ben nota da tempo a Firenze, specializzata proprio nel repertorio gregoriano, e per la parte polifonica abbiamo invece le Tusche Voces di Elia Orlando, che sono state già ospiti della nostra rassegna in passato. Anche Viri Galilei, se non erro addirittura nella prima edizione, 27 anni fa, quindi siamo felici di ritrovarci dopo tanto tempo. Victime Pascali Laudes, immolem Christiani, alius redemptoris, Christus Signor gestanti, reconciliati, peccatoris, vox sepita dumella, patrix peregrinatus, Thank you.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io, infatti, sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io, però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. L'ultimo testo che accompagna la nostra meditazione in questi giovedì di Quaresima è chiaramente orientato alla risurrezione di Cristo, così come del resto la Quaresima che celebriamo. Infatti, senza la risurrezione sono poco comprensibili e nemmeno accettabili la passione e la morte di Gesù. Sarebbero solo una delle grandi ingiustizie della storia. La certezza della risurrezione di Gesù è ciò che dà un significato redentivo e salvifico alla sua croce e alla sua morte. Paolo innanzitutto richiama ai suoi amici di Corinto la loro esperienza di accesso alla fede con tre espressioni che la riassumono. Voi vi proclamo, poi fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi. Il Vangelo che vi ho annunziato. Si tratta dell'annuncio che i fedeli di Corinto hanno ricevuto da Paolo nella sua prima evangelizzazione, che comportava appunto la trasmissione degli elementi essenziali della vita di Gesù e la proclamazione della Pasqua del Signore come salvezza per chi crede. Il Vangelo che voi avete ricevuto. I Corinzi hanno accolto l'annuncio che Paolo ha fatto,
ovvero hanno accettato di cuore tale annuncio con il quale hanno iniziato a credere e a vivere la vita cristiana. Il Vangelo nel quale restate saldi. Il cammino cristiano è una continua conferma e verifica dell'incontro iniziale. Così anche i cristiani di Corinto, a seguito della loro adesione alla fede, hanno intrapreso un cammino nel quale sono stati chiamati a mantenere salda la freschezza originaria della loro adesione di fede. Tale esperienza di fede, nata con l'accoglienza del primo annuncio, per Paolo occorre che sia mantenuta nello stesso modo in cui è stata originata. Solo così essa apre ai doni della salvezza. Il Vangelo dal quale siete salvati se lo mantenete come ve l'ho annunciato. Il Vangelo ha bisogno di essere costantemente rinfrescato e riportato ai suoi elementi originali per essere efficace come dono salvifico, altrimenti c'è il rischio di aver creduto in vano, ovvero di aver fatto un'esperienza di accesso alla salvezza, ma questa in seguito, inquinata da altro, non ha più la sua efficacia. Per questo l'Apostolo ritiene opportuno richiamare gli elementi essenziali dell'annuncio evangelico. Evidentemente, da quello che la lettera ci fa comprendere, i cristiani di Corinto avevano frainteso e iniziato ad aver dubbi e perplessità, addirittura si erano sviati dall'autenticità e verità dell'annuncio evangelico iniziale, tanto da costringere Paolo a rievocarlo. Abbiamo così, nei versetti 3 e 5 del testo, la sintesi del cuore stesso dell'annuncio evangelico, ovvero la morte e la risurrezione di Gesù. Sempre nella Chiesa occorre ritornare a questo primo fondamentale annuncio, perché senza di esso, sganciati da esso, verrebbero meno anche tutti gli altri elementi della fede cristiana, svuotati della loro consistenza. Paolo ci tiene anzitutto ad affermare che quello che trasmette come annuncio evangelico lo ha ricevuto lui stesso, vale a dire che è l'annuncio che fin dall'inizio risuona uguale in tutte le generazioni dei cristiani. Esso è formato da due grandi affermazioni e poi da alcune specificazioni che sostanziano l'annuncio stesso. Se osserviamo bene questi versetti, essi propongono un semplice schema di comprensione del Vangelo in due tappe che avvolgono l'affermazione fondamentale, morte e poi risurrezione. E le due tappe sono la sua concordanza con le scritture e poi i fatti che comprovano quella morte e risurrezione, cioè la sepoltura e le apparizioni. L'annuncio della morte e della risurrezione di Gesù ha bisogno di essere situato nella grande concordanza con le scritture, cioè con tutta la storia della salvezza, e poi di essere avvalorato dai fatti che lo comprovano. In questo modo tale annuncio diventa significativo e persuasivo. La prima affermazione riguarda la morte di Cristo. Essa è, Paolo dice, per i nostri peccati. Suggerisce così che la morte di Cristo non può essere semplicemente registrata come fatto, ma che essa ha un significato, uno scopo. Non è stata una fatalità tragica, un incidente di percorso. Essa è per i nostri peccati, cioè a favore dei nostri peccati. E dobbiamo intendere questa espressione che è perché siano perdonati, smaltiti, cancellati i peccati. Con questa semplice notazione l'Apostolo richiama tutta la volontà di bene che si è riversata in quella morte. Cristo non è morto a caso o inutilmente, ma nella sua morte gli rivela la misericordia del Padre verso tutti i peccati. Un abbraccio amoroso, universale, si è manifestato nel morire di Cristo. I peccati sono ciò che rende brutta la vita delle persone. Ebbene, Dio in Cristo si è addossato il compito di smaltirli, liberandocene e venendo in soccorso alla nostra incapacità di perdonarci da soli. Paolo aggiunge poi che questo avviene secondo le scritture, è un'aggiunta importante,
perché rilegge l'evento della morte di Gesù all'interno di tutta la storia di Dio con l'umanità, così è come è testimoniata dalle scritture di Israele. Se la morte di Gesù si comprende alla luce delle scritture, questa a loro volta trovano il loro pieno significato nella vicenda di Cristo. Paolo conclude questa prima parte affermando che Cristo fu sepolto. Il valore di questa affermazione è certamente quello di certificare l'affermazione principale riguardante la morte di Cristo, cioè essa è così vera da contemplare la sepoltura. Al contempo però, questa sottolineatura sulla sepoltura di Gesù apre uno squarcio sulla natura stessa della morte di Gesù e sul suo significato. Non solo egli è morto, ma nella sepoltura ha partecipato di tutto ciò che una morte significa, ovvero dell'oblio, del buio, della mancanza di vita totale. La tradizione della Chiesa ha lungamente contemplato il mistero della sepoltura e quindi della discesa agli inferi di Gesù, dove ha visitato la morte stessa e tutte le sue conseguenze, eccetto la corruzione. Di lì, dalla profondità del buio della morte, Cristo è risorto, riportando la vita anche a quelle latitudini oscure. La seconda affermazione del kerigma cristiano riguarda la risurrezione. È risorto al terzo giorno. L'espressione utilizza una forma verbale che indica un evento puntuale passato che tuttavia ha i suoi effetti nel presente. La risurrezione di Cristo non è solo la reviviscenza di un cadavere, ma stabilisce una modalità di vita nuova sempre presente. Potremmo anche tradurre con «è risorto e rimane risorto per sempre». L'evento inoltre è caratterizzato da un'espressione temporale che occorre cogliere nella sua letteralità e nel suo significato. Risorto al terzo giorno. Anzitutto con queste parole è ovviamente indicato il dato cronologico certo della risurrezione, così come riferito dai Vangeli. Ma va colto anche il messaggio teologico di questa espressione al terzo giorno. In alcuni passi delle scritture, il terzo giorno indica quel lasso di tempo breve oltre il quale la prova è superata per intervento di Dio. Ad esempio, la peste che colpisce Gerusalemme come castigo per il censimento che aveva voluto il re Davide dura 3 giorni. Similmente sono 3 giorni quelli in cui Giona è racchiuso nel ventre del pesce per poi essere restituito alla vita. I 3 giorni sono la certezza che la prova non dura oltre il dovuto. Questo vale anche per la morte e la permanenza di Cristo nel sepolcro. Dio non permette che il giusto, tantomeno il suo figlio, soffra oltre misura. Cristo ha dovuto sperimentare appieno la morte, ma nella certezza del superamento di essa. Anche in questo caso Paolo poi precisa che l'evento in questione è in conformità alle scritture, è risorto al terzo giorno secondo le scritture. Questo significa che tutta la storia della salvezza che le scritture ci testimoniano ha di mira questa grande possibilità che la morte non vinca, ma vinca la vita di Dio. Così viceversa, a partire dalla risurrezione di Gesù, si possono rileggere le scritture, trovando in loro la testimonianza di un Dio amante della vita, a tal punto da realizzare l'opera definitiva di riscatto e liberazione dal potere della morte, tante volte preannunciata. Infine Paolo, a conferma dell'evento che annuncia, riporta in maniera distesa, a lungo, l'accertamento della risurrezione del Signore nel fatto delle sue apparizioni. Apparve a Cefa e quindi ai 12. Il Signore fu visto, e poi da molte persone, che quindi diventano testimoni credibili della sua risurrezione. Ora sappiamo da Vangeli quanto le apparizioni di Gesù siano particolari, già che si tratta
di una modalità di vita nuova che il Signore dimostra di avere. Pur essendo vero il suo corpo, vera la sua persona, egli appare discepoli con caratteristiche che lo fanno percepire assolutamente nuovo, con una modalità di vita diversa, non più soggetta ai limiti del tempo, dello spazio, passa attraverso le pareti, propri dell'esistenza terrena. Egli è nella dimensione nell'eterno, eppure sensibilmente esperibile. L'Apostolo Paolo però non si sofferma troppo su questo aspetto. Egli insiste piuttosto sulla pluralità di persone che lo hanno visto. Cefa, i dodici, altri 500 e poi ancora Giacomo e tutti gli Apostoli. Ora probabilmente Paolo ha raccolto la memoria, lo dice infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, raccolto la memoria di varie tradizioni sulle apparizioni del risorto discepoli, che fin dagli inizi sono intese come la garanzia della certezza della risurrezione di Gesù dai morti. Affermerà Pietro, aveva affermato Pietro nel giorno di Pentecoste, questo Gesù, Dio l'ha risuscitato, noi tutti ne siamo testimoni. Fine però, Paolo ha un'aggiunta, ultimo fra tutti, apparve anche a me. Pur non sentendosene degno tanto da affermare a me come un aborto, cioè qualcosa di informe, di già morto, egli rivendica però tale esperienza come fondativa, fondamento della sua apostolicità e della sua missione, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Quest'ultima annotazione è decisiva per l'Apostolo e apre alla successiva riflessione basata proprio sul fatto che l'annuncio che i corintizi hanno ricevuto è stato da loro accolto come avete creduto, dice infatti. L'esperienza dell'accesso alla fede nel primo annuncio è fondante per ogni cristiano, proprio per il fatto di aver creduto, di avergli dato credito, di esservisi conformati, l'annuncio di salvezza si dimostra efficace e persuasivo. È la prima Galilea dell'incontro, così la definisce Papa Francesco, che è da rinnovare continuamente per non cambiare rotta lungo il cammino. Ed è proprio in forza di questo primo impatto con l'annuncio della fede in Cristo morto e risorto, che Paolo può argomentare e correggere il cammino dei suoi amici di Corinto. Occorre infatti immaginare che i cristiani di Corinto, alcuni di essi, per circostanze noi sconosciute, pur mantenendo la fede in Cristo risorto, avevano iniziato a mettere in dubbio la risurrezione dei morti, appiadendosi quindi su una speranza solo terrena. In tal modo però la risurrezione di Cristo risultava un'affermazione evanescente, ovvero incapace di incidere nella vita concreta. Paolo mostra l'interna incoerenza di tale posizione. Se hanno creduto, è proprio in forza dell'annuncio basilare e imprescindibile della risurrezione di Cristo. Ora essa non è una convinzione a cui attenersi, ma è un fatto reale da cui trarre tutte le conseguenze, che non sono da poco per l'Apostolo. Vediamole. La prima conseguenza da trarre è che se Cristo è risorto, anche i morti risorgono, giacché la risurrezione di Cristo non riguarda solo la sua persona, ma è l'inizio di una umanità nuova. Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Più avanti nella lettera Paolo approfondirà tale aspetto, chiarendo come e con quale corpo i morti risorgono, ma per il momento è importante per l'Apostolo fissare il fatto reale della risurrezione. La certificazione dei testimoni è importante al riguardo, perché parlando di risurrezione di Cristo si annuncia un fatto reale, che ha la sua efficacia per la vita dei cristiani. Non solo, ma negare la risurrezione dei morti significa negare anche la risurrezione di Cristo, già che egli era davvero morto in modo reale. Ciò comporta tuttavia il venir meno di tutta la predicazione cristiana, ovvero del suo fondamento, dice Paolo, vuota allora è la nostra predicazione e vuota anche la vostra fede. L'annuncio cristiano sarebbe vane parole, autoconvincimenti, belle affermazioni, ma che non muovono e non determinano la vita.
Implicitamente Paolo suggerisce di guardare la propria esperienza di accesso alla fede. Se i cristiani di Corinto hanno creduto, non è invano, è perché quell'annuncio racchiudeva una reale speranza e una reale potenza per la vita. Ulteriore conseguenza è che negare la risurrezione dei morti e quindi di Cristo significa certificare una falsa testimonianza da parte dei predicatori davanti a Dio. Dice Paolo, noi poi risultiamo falsi testimoni di Cristo, perché contro Dio abbiamo testimoniato che gli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato. Si comprende così che la predicazione cristiana, fin dalle origini, non è basata su convincimenti umani, ma sull'opera di Dio stesso, quell'opera che Dio ha messo in campo nel suo Figlio Gesù, di cui gli Apostoli sono i primi testimoni credibili. Infine, la quarta conseguenza, e soprattutto, la negazione della risurrezione avrebbe come conseguenza l'idea di una vita cristiana che però non sarebbe tale. Forse potrebbe risultare una qualche filosofia di vita, ma non avrebbe la forza salvifica di salvare dal peccato, dalla morte. Se Cristo non è risorto, conclude Paolo, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Insomma, sarebbe una fede che non salva davvero l'uomo, che non lo rimette in piedi, non lo svincola dalle maglie del peccato. Non solo, ma sarebbe una vita cristiana senza speranza, appiattita sul presente, senza una reale prospettiva di gloria e di salvezza. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini, dice Paolo. Mentre ci incamminiamo verso la Pasqua, siamo ricondotti dall'Apostolo Paolo alla radice stessa della nostra fede, a quell'annuncio che ci ha tratti dalle tenebre dell'errore per illuminarci con la verità divina. Al centro dell'annuncio che ci salva c'è la persona di Gesù e la sua Pasqua di morte e risurrezione. La sua morte e la sua risurrezione sono fatti reali di questa storia, ma racchiudono in sé un messaggio che dà pienezza di senso alla nostra esperienza. Sono la rivelazione del dono d'amore di Dio e della sua volontà di fare nuova la vita dell'uomo e la storia del mondo. La nostra speranza affonda le sue radici in questa salda verità.